Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Luvaige e Sodo. Anche oggi mukbang e oggi usciranno ben due mukbang, ovvero quello che avete visto stamattina, ovvero il video con le friselle che però è stato registrato sabato, e poi questo meraviglioso mukbang con una pasta al pesto. E stasera registriamo un altro mukbang che caricheremo domani. E con i funghi gratinati e le cotolette di ceci. La ricetta è quella di Carlotta di Cucina Botanica e voglio provarla, e quindi cotolette di ceci. Allora ragazzi, oggi mangiamo una meravigliosa pasta al pesto, anche se ovviamente non è come mangiare una pasta al pesto col pesto fatto al mortaio, il pesto che si mangia a Genova, che è completamente diverso, diciamo la ricetta tradizionale è completamente diversa da quello che abbiamo visto rispetto appunto a quella che mangiamo noi, ovvero con il sughetto già pronto, si può dire. Il pesto abbiamo utilizzato un meraviglioso pesto dell'Eurospin, molto senza buono, aglio, senza aglio, ci piace di più senza aglio. Se sentite come al solito sempre urla, urletti, sono i nostri pappagalli che sono fuori e diciamo ci chiamano, che vorrebbero stare con noi sempre perennemente, ma non si può, soprattutto quando registriamo i video. Quando si cucina. Dopo però usciranno un paio di orette, staranno con noi, voleranno liberi. Allora, dicevamo che io sono stato spesso a Genova, una volta è venuta anche con me Sodo, perché ho una carissima amica, di cui non faccio il nome per privacy, però è una genovese doc. Anche no, in realtà no. Vabbè, ha delle origini che non sono genovesi. Ha origini pugliesi. Però poi, come succede spesso, il padre migrò appunto sopra a Genova, trovò il lavoro lì e... Dicevamo che la ricetta è differente rispetto a quella che facciamo noi. Sodo, se un po' la vuoi spiegare, diciamo le differenze che hai visto. Cioè, le differenze che ho visto io, dove l'abbiamo mangiata noi, avevano messo le patate e forse anche i fagiolini. Però non so se è così davvero o se quel ristorante la faceva così. No, può darsi che sia così. È spettacolare, ragazzi. Fatta così con le patate con... Sì, mi sa di sì, credo. Comunque queste sono le trofie, quelle fresche, nel senso quelle che si trovano nella busta, nel banco frigo, non quelle secche. Ecco. Che sono più buone, ovviamente. Comunque sì, avevamo mangiato a pranzo quella, perché siamo andati in un giorno con il treno e purtroppo è stata un po' una spacchinata, perché da Lugano a Milano è già un'ora, poi da Milano a Genova sono un paio d'ore, più o meno, forse. Con Flixbus, ragazzi, siamo andati. No, con il treno, amore mio. Ah, col treno, sì. E... a pranzo abbiamo mangiato. Io spesso andavo con Flixbus per quello. La pasta con il pesto. La sera invece abbiamo preso la focaccia genovese, che è diversa da quella pugliese. Tranquillo che è diversa, non voglio bestemmiare, però è altrettanto buona. No, sono tutte e due buonissime, però ovviamente sono diverse, ma per me sono entrambe buone. Diciamo che io, essendo pugliese, sono di parte. Però è buona anche quella genovese. Io non sono né pugliese né genovese e per me sono buone tutte e due. Vabbè, la focaccia nostra tipica è quella con i pomodorini, le olive. E non abbiamo provato, che però appunto questa nostra amica ci aveva detto che dovevamo provarla, la focaccia di Lecco, mi sa che si chiama Lecco. Quella che ha dentro il... dovrebbe avere il formaggio, forse, no? Non so. Io so solamente che qua a Brindisi, allora, la focaccia c'è quella, vabbè, tipica parese,
che sarebbe quella, ad esempio quella di Altamura, che è tanto spessa, madonna ragazzi, e della fine del mondo, io l'adoro, anche se riempie come niente. Poi c'è la focaccia con la brindisina, ma non vi so dire più o meno le differenze, si chiama la pudica, si chiama la focaccia brindisina ed è buonissima pure quella. Noi abbiamo un panificio di fiducia molto buono. Sì. Noi abbiamo un panificio di fiducia molto buono che si trova a Rione Berlino, se c'è qualche brindisino che ci segue. Mi sa di sì. Ah sì, però erano brindisini immigrati, quindi. Vabbè ragazzi, se tornate a Brindisi, andate alla focaccia di. Alla focacceria panificio di Viale Arno che fa. Il problema non è sempre che facciamo pubblicità a tutti, no? Però nessuno ci paga. Il problema è che è scomodo da raggiungere se uno non ha la macchina lì. Mm. Cioè se uno viene a Brindisi in treno non ci arriva là. Però più o meno raggiungibile, pure buono, è quello lì vicino all'ospedale vecchio. Sì, Marangio. Pure quello è buono. Vabbè, ci sono tanti posti a Brindisi dove fanno la focaccia buona. Mm. Dicevo ragazzi, io sono andato spesso a Genova, c'è un porto meraviglioso, poi diciamo la cosa che mi è piaciuta tantissimo a Genova è diciamo la grande multietnia, no? Che si trova a Genova, vedi tante, appunto, tante culture diverse, è proprio una città meravigliosa. E io non so se i genovesi si offenderanno, però mi sono sentito molto a casa perché mi ricordava molto una città meridionale, cioè nel senso questo porto grande, queste. Che è successo sotto? Mi sono morsicata una cosa. Povera cucciola! Ti ho dato un bacio con il muso di olio. Allora, dicevo ragazzi, mi piace che mi ricorda molto. Anche Brindisi, Bari mi ricorda, per il fatto di questo porto con tanta gente. No, io adoro le città marinare, è bellissima Genova. E questa mia amica, diciamo, mi portò in parecchi posti, tipo la casa di Cristoforo Colombo, e poi mi portò a vedere però da fuori l'acquario, perché costa un po' di soldi. Mm-hmm. Io non ci andrei per principio perché non mi piacciono zoo e acquari, anche se sicuramente sono tenuti benissimo gli animali, però per principio non è. Beh, quello di Genova penso di sì perché è internazionale, lo conoscono tutti, forse è il più famoso mi sa. Eravamo andati anche da fuori al Carlo Felice, al teatro, che da dentro è bellissimo. Ho rimproverato Sodo, così. Ma almeno scoprire la mia di Maglietta, non quella degli altri. Ma che cosa dici? Quindi non mi rimproverare più. Rado, ho letto una notizia che in poche parole, durante la pandemia, in uno zoo cinese, se non sbaglio, finalmente i panda si sono rilassati e si sono accoppiati. Mm. Poverini. Poverini, sì. Io invece ho sentito, non so se è vero, che ovviamente il panda è un animale cinese ed era un simbolo di potenza, da quello che ho capito. E la Cina in passato ha regalato dei panda ai paesi con cui aveva stretto delle alleanze. Ah, ecco. Era essendo che è il simbolo della Cina e da quello che ho capito esistono solo in Cina in natura i panda, venivano regalati come segno di amicizia e fratellanza. Non so se è vero. Sono degli animali bellissimi ragazzi, panda. Sì. Ma tutto ciò che è orsa, chiottoso, è bello. Anche i grizzly, anche se non quando fanno così, no? Che vogliono abbracciarti, ma io non abbraccerei mai. Ti vogliono abbracciare. Gli orsi polari, che poverini, lo zoo safari, che stendiamo un velo pietoso. Non si stanno estinguendo gli orsi polari, poverini. Ma pure i panda, se non sbaglio. Beh, l'essere umano si sa sempre. È stato stronzo verso tutti gli altri animali.
invece dicono che quando no, perché questo c'è stato scritto che l'imprevisto poteva essere Giuseppe, che l'imprevisto poteva essere Giuseppe Noviello, il carissimo Giuseppe Noviello in campagna, e l'imprevisto poteva essere un orso grizzly, che tra parentesi in realtà nelle campagne pugliesi, però credo zona Bari, no? Sta girando una pantera che qualcuno aveva illegalmente e mo sta girando e sta sbranando tutti i giochini, le cose, poverini. Comunque, legandomi a questo, avevo letto un giorno, no, perché a me piace curiosare fatti così, no? Che se... Scusa un attimo, metti in stand by. Dato che stiamo parlando di Giuseppe Noviello, volevo chiederti scusa, ma ieri ti ho scambiato per un altro nostro iscritto, ovvero Lorenzo, che salutiamo anch'esso, anch'essa anzi, perché la signora Maria che scrive con il profilo del marito. No, Giuseppe invece ha detto che ci segue con la moglie e le bimbe. Ecco, sì, infatti. Che ho risposto io. E noi, noi diamo un abbraccio a tutti. Giuseppe, alle mogli e soprattutto alle bimbe. Ma a tutti in generale. E stavo dicendo comunque che se dovessi trovarti faccia a faccia un orso, non devi né scappare perché è più veloce di lui, di te, e né arrampicarti sugli alberi perché ovviamente si arrampica meglio di te. Io so invece che se incontri un orso devi cercare di farti più grande possibile. Perché giustamente tu sei più grande di un orso. Beh, fra un po' sì, fra un pochino diventerò più largo di un orso, sì, più grande l'altezza, no. Siamo delle palle. Un po' d'acqua per favore. Delle palle nel senso sì. Grazie che... Giuseppe che ci hai dato un argomento da portare in un mukbang, ovvero gli orsi. Infatti il video lo chiameremo mukbang pasta al pesto. Argomento gli orsi. Gli orsi che ti fanno gli attentati alle spalle. E sia gli orsi come noi, ossia quelli che sono un po' brontoloni e non escono mai. No, oggi siamo usciti a fare la spesa. Siamo andati alla piazza, cioè in mercato coperto, e abbiamo preso tante cose, tra cui un avocado. E tra l'altro il nocciolo dell'avocado toast, cioè dell'avocado con cui ho fatto l'avocado toast, l'ho piantato perché a Bari, tipo un annetto fa, avevamo provato a piantarlo e non era uscito niente. Mentre quando stavo in Svizzera avevo provato a piantarlo e lì era uscita la piantina, però dopo poco è morta. Poverina. Quindi sto rifacendo l'esperimento per la terza volta e vediamo se... Quindi abbiamo preso, stavo dicendo, un altro avocado, abbiamo preso un mango, tante arance, le rape, le erbette, le zucchine. E poi siamo andati a provare il Despar, che non avevamo mai provato. Ce l'aveva consigliato quel famoso amico che vi abbiamo fatto vedere, la piccola Concetta Clotilde, che ci è stata regalata da questi amici. E mi ha detto, oh Luvaige, lo sai, perché non vai a vedere il Despar? Che ci sono dei buoni prezzi. In effetti, ragazzi, siamo usciti con due belle buste, 13 euro. Allora, è un po' disordinato. Sì, sembra un pochino un negozio un po', diciamo, abbassato. Un po' così, di battaglia. Però, in realtà, abbiamo visto che ha pure il banco pescheria, che è un po' inutile a Brindisi, come ha detto lui, perché... Sì, ragazzi, sinceramente preferisco comprare nelle pescherie quelle autoctone, oppure se ci sono, diciamo... quelli che pescano e poi rivendono direttamente. Mi sembra un po' assurdo comprare, ad esempio, qua a Brindisi, che abbiamo veramente i pescati di nostri, andare a comprare le orate greche o della Croazia. Certo, per carità, nulla contro le orate greche della Croazia. Però, se abbiamo il prodotto tipico nostrano, non sarebbe meglio... Anche per una questione di inquinamento. Sì, di trasporto, ragazzi. No, alla fine, dai. E poi aiutiamo anche i nostri, diciamo, la nostra economia della nostra città. Infatti, apro un'altra parentesi. C'è una bellissima attività agricola, azienda, che stimo molto. Mi piacerebbe tanto ordinare da loro, però... Allora, si chiama Sicilia Avocado. Oggi proprio, vai,
sembriamo le Vanna Marchi e Stefania Nobile, facciamo pubblicità a tutti. No, non ci paga nessuno purtroppo, anche se dopo vi racconto una cosa. Fatto sta che vorrei tanto ordinare da questa azienda, il problema è che la scatola più piccola costa 14,90 mi sa, compresa spedizione, degli avocado, a 6 avocado, e il fatto è che noi non è che consumiamo così tanto avocado, cioè sarebbe farli arrivare, perché sono prodotti coltivati in Sicilia, non lo possiamo neanche dare ai pappagalli perché per le nostre, è tossico, pappagalli, nessuno di quelli che conosciamo noi mangia avocado, siamo gli unici, quindi. Poi abbiamo preso un mango che sinceramente a me piace tanto, non mi piace mango per il però diciamo a sodo piace tanto, No, abbiamo comprato le arance perché abbiamo fatto una spremuta l'altro giorno, ragazzi, ieri, cioè a colazione, che era la fine del mondo, e quindi abbiamo comprato altre arance, 50 centesimi al chilo, abbiamo detto ah va, prendiamo 2 kg di arance. No, abbiamo fatto una bella spesa, però come vi dicevo prima, vi consiglio magari di fare un giro al Despar, perché è molto fornito, almeno quello di Brindisi, ho visto che è molto fornito, non ha, sì, diciamo, le solite cose che trovi in un supermercato. Infatti lei ha trovato la farina di ceci, con cui oggi registreremo un altro mukbang, ve l'abbiamo già detto prima. Dobbiamo fare delle cotolette di ceci. Sì, 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 sì. E vi stavo dicendo... Poi anche le trofie, marca di Spar, le abbiamo pagate quanto? 80 centesimi, 90 centesimi? Ragazzi, sono buonissime, proprio buone. Ringraziamo il nostro amico che ci ha consigliato un bel posto, sì, dov'è. Tra l'altro, appunto, vi stavo dicendo a proposito, Star Wars, non so se ve l'avevo fatto già vedere, però, Eurospin. Praticamente, l'altro giorno ci arrivò un messaggio su Instagram, che su Instagram, tra l'altro, poi mi sembrava strano, però me l'ho gasata. Su Instagram abbiamo 60 followers. Sì, sì, se molti di voi si stanno iscrivendo anche su Instagram e chi non l'ha fatto lo faccia. Ma fatelo se non siete iscritti, perché è sproporzionato, capite? Sproporzionato, e quindi iscrivetevi anche, cioè, 440 e 60 un pochino. E Facebook non ne parliamo, Facebook tipo 2 ci seguono. Sì, siamo Facebook noi due. L'isola dei moribondi proprio, cioè... Vabbè, infatti mi sembrava strano perché ho ricevuto questa collaborazione, adesso non mi ricordo neanche più l'azienda, e diceva: ciao, abbiamo visto il tuo profilo, ci interessa fare una collaborazione. E io ho scritto: datemi maggiori dettagli. Volevano soldi. Tutta gasata, dico: oddio, magari qualcuno ci vuole come sponsor, non lo so. E invece volevano soldi. Allora, bellissime cose, gioielli, belli. Secondo voi, ragazzi, come può una che è nata con un gioiello in natura indossare un altro gioiello? No, amore. Io non porto molto i gioielli, ne ho alcuni. No, perché mi dimentico di metterli la mattina. Ho solo gli anelli che mi ha regalato lui, la fedina e questo anello di Pandora. Ho la collanina dei 18 anni che mi ha regalato mia mamma con una perla. Che ogni però, tanto mette i miei orecchini di perle. Ogni tanto metto i suoi orecchini di perle. La collanina, purtroppo, la indosso molto poco perché, essendo che tutti i giorni escono i pappagalli e dove hanno gli occhi hanno il becco loro, sono attratti da sta collanina che luccica, vengono e me la mordono, e prima che me la rompano, cioè, ho paura, no? Sì. Fatto sta che io non indosso i gioielli, e la collaborazione era: compra un gioiello, te ne regaliamo un altro, e per i tuoi follower hai un codice sconto, quando ognuno di questi compra qualcosa ti regaliamo un gioiello. E mi è sembrata una mezza truffa. Anche se... No, beh no, dai, è brutta parola, mezza truffa. No, cioè, nel senso... Non possiamo permettercelo. No, scusami, però, cioè, una collaborazione è qualcosa vantaggiosa, no? Per, sì, entrambi, e non è vantaggiosa per noi, perché io non indosso gioielli. Per quello, no, ma non è una mezza truffa. Non è una truffa, no, ho sbagliato la parola, però... E quindi niente. Diciamo che è una mezza fregatura per noi, che non indossiamo gioielli, niente di niente. E già. Però, vabbè, ognuno è libero di fare quello che...
che altro, da quello che so io, se uno ti chiede di fare delle collaborazioni te le regala le cose, poi se ti trovi bene ne parli bene, se ti trovi male ne parli sì, male. Sì, dei tester, diciamo, no? Dei test delle ma cose, vabbè. Non ho mai sentito di collaborazioni dove tu devi pagare. Allora, io non ne ho mai fatte, quindi non so, ragazzi, cioè, non me ne intendo. Vabbè, comunque, ognuno per la propria strada. Allora, ragazzi, spero che questo mukbang vi sia piaciuto. Vi rimandiamo appunto al mukbang che poi uscirà domani. E niente, ragazzi, spero che vi abbiamo tenuto compagnia. In questo periodo di zona rossa vi romperemo le balle più del solito. E niente, siamo contenti così. Un bacione, ragazzi!